Allora, eccoci qua, buongiorno, benvenuti in questo nuovo vlog a casa di Alfi. Pietro, che c'è? Sto fatto male. Come ti sei fatto male? Sto fatto male. Oh, lo sai che alcune persone pensano che tu tratti male la mamma che mi dici delle cose brutte? Digli che tu scherzi, eh? Digli che tu dici solo sciocchezze. Allora, questo è per puntualizzare, ragazze, perché ci sono nel video precedente, nel video dove Pietro leggeva, Pietro in pratica lui dice solo sciocchezze, nel senso che vuole sembrare. Allora, dice, ma tu permetti a tuo figlio di parlarti in questo modo? Ma io so se mio figlio mi parla in un certo modo, in un certo contesto, se lo fa, perché lo fa. Cioè, le mie figlie con mio figlio azzarderebbero e non si sono mai azzardati nei miei confronti a volermi aggredire o magari a trattarmi male, perché io sono una mamma molto severa, è vero? Sono una mamma molto severa, ma sono anche una mamma molto dolce, molto amichevole, diciamo così, però nel giusto. I miei figli hanno rispetto ed educazione per me, quindi io nel momento in cui sto giocando è un conto, nel momento in cui faccio sul serio è un altro. Perché se poi l'ho condiviso anche con voi è perché voi conoscete il carattere di Pietro, quindi automaticamente sapete com'è fatto. Per chi lo conosce, ovviamente qualcuno può pensare pure. Ma chi lo conosce sa che è un bambino giocherellone scherzoso e ha 7 anni, quindi a volte può capitare che i bambini possono dire delle cose e non si rendono conto di quello che stanno dicendo. Ma io lo so se mio figlio lo dice in un modo per giocare, perché non si rende neanche conto a volte di quello che dice dovuto anche all'età, perché ha 7 anni. Quindi, se volevo nascondere una cosa del genere, se fosse stata anche vera, non l'avrei condivisa sicuramente con tante persone. Comunque, allora facciamo una cosa: dammi un bel bacino. Dammi un bel bacio. Oh, non mi fai cadere, Pietro, ma sei scemo. Dammi un bacio. Quanto vuoi bene alla mamma? Quanto vuoi bene alla mamma? Allora, eccomi qua, sono impostazioni isola ragazze perché tra poco vi parlerò della mia alimentazione ovviamente, che sono stata dal nutrizionista, dal mio nutrizionista. Ragazzi, mi levo un attimo la zecca. Allora, sono stata dal mio nutrizionista e mi ha pesata e tra poco vi dirò anche quanto ho perso. La cosa che ha notato subito era che bevevo meno in quanto dovessi bere, diciamo, o magari bevevo un'acqua che non mi facesse drenare, quindi eliminare molti liquidi. Infatti, io quando poi mi ha vista che era un po' gonfia, ho detto: signora, ma che acqua state bevendo? Quante ne bevete? Detto, io veramente stiamo comprando ultimamente la fior d'acqua e dottore, sinceramente non lo so perché è un po' pesante come acqua, ma io non riesco a bere questi 2 litri e mezzo ora che non fa più caldo come prima, mentre in estate più riuscivo a bere. Poi glielo ho detto che andando in palestra comunque io sto bevendo, non è? Per dire, signora, voi sudate, quindi automaticamente quello che bevete tramite il sudore lo espellete. E quindi ha detto di cambiare acqua e mi ha consigliato un'acqua leggera. Infatti, ragazze, io ho comprato l'acqua, ma vi faccio vedere quale. Vita Snella, l'acqua con lo 0,002% di sodio. Quindi ha davvero pochissimo. E infatti, ragazzi, ieri che ho comprato l'acqua Vita Snella, ho bevuto in una giornata 2 bottiglie di questo, 3 litri. Cioè, vi rendete conto
io se no una bottiglia non la riuscivo. Ma quest'acqua veramente, ragazzi, è leggerissima. È ottima e non vi dico quante volte uscivo e entravo dal bagno perché veramente è straordinaria vita snella. Quindi ha davvero è molto buona come acqua. E infatti sono riuscita a bere 2 bottiglie, quindi costa una cassetta d'acqua, comunque costa in confronto ad altre bottiglie d'acqua, ragazze, si sa, sono acque un po' speciali, diciamo così. Però ne vale la pena perché veramente vi fa drenare. E infatti sta scritto proprio qua che favorisce la diuresi. E quindi aiuta il corpo ad eliminare liquidi e tossine in eccesso, facilitando i meccanismi di purificazione cellulare. È indicata nelle diete povere di sodio. Infatti, ragazze, io veramente ieri detto, Madonna, io non sono mai andata in bagno con questa frequenza. Quindi vi consiglio per chi vuole drenare, per chi vuole avere più una diuresi, a vita snella è ottima, l'ho provata. Rocchetta pure dicono che è la stessa cosa, però in questo caso che ho provato vita snella vi posso accertare che è ottima, ottima proprio. E qui per quanto riguarda l'acqua. Allora, io ho perso 3 kg in questo mese. Allora, ho detto che ho fatto, diciamo, c'è stata la festa di Cristiana, diciamo, ho fatto lo sgarro, vabbè, sono stata al McDonald's, però alla fine lui non mi ha detto che era questo perché comunque c'erano, siccome sono andata che avevo le mie cose, diciamo così, no? Quindi automaticamente nel momento in cui si ha il ciclo, possiamo pesare un po' in più rispetto al normale, quindi dal mezzo chilo al chilo e mezzo, anche 2 kg si può pesare in più. Questo un po' influisce. Poi un po' perché diciamo ero piena di liquidi ancora, non ero un po' gonfia, mi vide un po' gonfia. Comunque ha detto che sta andando tutto bene, ha detto che non devo mollare, ha detto signora la prossima volta qualche chilo in più. Vabbè, adesso c'era questa situazione. E attualmente peso 97 kg e 600 pesavo quando sono andata lì. E quindi da 600 grammi che pesavo, adesso sono 97 e 600. Ragazze, quindi vi ho parlato di questa situazione. Poi mi ha cambiato anche la dieta, una dieta completamente strutturata. Cioè, molto diversa da quella che avevo in precedenza, più varia, quindi mi ha introdotto anche, diciamo, la pasta integrale che prima non avevo, anche se io a volte comunque la mangiavo lo stesso, qualche volta pure il riso integrale, quindi. Ragazzi, speriamo, il pane non l'ha tolto, soltanto che prima avevo un giorno 70 grammi e un giorno 100 grammi. Adesso la sera il pane, se non sbaglio, è sempre 80 grammi come pane. Invece a pranzo non mi ha dato tutti i giorni più la pasta come prima, ma mi ha dato, diciamo, il pane con magari legumi. Cioè, se non sbaglio, la pasta ce l'ho 2 o 3 volte a settimana, quindi già mi ha diminuito la pasta a pranzo. E questa è, ragazze, poi mi ha introdotto anche la frutta secca, tipo le mandorle, che devo mangiare di pomeriggio, ma non tutti i giorni, ovviamente, mi sembra 2 o 3 volte sempre a settimana. E ragazze, che dire, io mi sento in forma, mi sento bene, mi sento benissimo. La strada è ancora un po' lunga, quindi non. Infatti il dottore ha detto, signora, voi se prendete la dieta come una sana nutrizione, uno stile di vita, come andate in palestra, a voi non deve pesare che voi fate la dieta. Ma io non è che mi pesa fare la dieta, magari perché non vedo l'ora di vedermi nel mio peso forma, tutto qua, perché non vedo l'ora di vedermi con i miei chili giusti, ecco. Pietro, per bravo. Vedi, fa solo scemenze sto bambino. Ma che è questo? È una rana.
Ah, una rana, bravissimo. Dai un bacio a mamma. Bacio a mamma. Allora, vediamo oggi cosa devo mangiare. Ma questa dieta, diciamo che è nuova, quindi non ricordo i pasti, ma prima neanche ricordavo tanto bene, però magari più il peso, però comunque ricordavo gli alimenti del giorno. Invece questa è nuova, quindi adesso è sempre che non ricordo. Allora, stamattina già ho bevuto latte scremato e biscottini frollini che ho comprato questi frollini qua, vi faccio vedere. Sono della misura. Sono senza latte e uova, vabbè, sono un po' più leggeri, diciamo, non sono, e sono davvero buonissimi come i frollini. Quindi ho già bevuto latte scremato con biscottini. Lo spuntino devo mangiare la pera che non ho, quindi adesso scendo, vado dal fruttivendolo dai ragazzi e andiamo a comprare le pere. Poi devo, a pranzo mangerò pasta integrale con i broccoli, però è sempre 100 grammi la pasta, ragazze, quelle poche volte che ce l'ho durante la settimana, sempre 100 grammi. E poi come contorno, diciamo, per secondo, diciamo così, sempre verdura a pranzo, mangerò insalata di pomodoro e lattuga. Poi allo spuntino tengo le mandorle, tengo 20 grammi di mandorle, e stasera tengo la frittatina, ovviamente senza olio, frittatina nella padellina antiaderente, con degli spinaci a vapore. E questa è la mia alimentazione giornaliera, quindi dovrò fare un po' di spesuccia per quanto riguarda la dieta di oggi. Cri? Buonasera. Marippi? Pietro? Cosa stai facendo? Cosa? A Regina Elisabetta stai facendo? Carolina, tantissimi auguri. Sono 60, però non li dimostri, Carolina. Sei bellissima. Cognato, vai vicino a tua moglie. Auguri a Carolina! Bacio, 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 bacio! Sei fede. Allora, buonasera, eccoci qua. Siamo al compleanno di mia cognata Carolina che compie 60 anni. Quindi è la prima sorella di mio marito e diciamo è la più grande. E niente ragazzi, siamo in una pizzeria, siamo giusto giusto la famiglia, niente di più, e festeggiamo stasera. Fai gli auguri a zia Carolina. Parla bene, dici auguri a zia Carolina. Grazie, zia Carolina. Di averci invitato e di festeggiare con te i tuoi 60 anni. Dici Sì. auguri. Auguri. Auguri! Spezza le candeline. Ah, ed eccoci qua, eccoci giunti nella mia skincare serale, ragazze, insieme a voi. Allora, ragazze, non mi sono struccata oggi, quindi lo farò insieme a voi.
Prendo il mio dischettino, ne ho fornito pure i dischetti, ragazzi, sono finiti, adesso li devo anche comprare. E prendo la mia acqua micellare della Guvi, che è davvero ottima, perché ragazze non brucia gli occhi e veramente strucca benissimo, quindi meglio di così. Quindi la posso mettere anche del watch, ragazze, non faccio niente, non mi brucia proprio, zero, e alla fine Romun è ottimo come struccante. Perché solo con l'acqua, no scusate, qua acqua, solo col detergente per pulire il viso non si toglie sta matita. E quindi devo usare per forza il dischetto. Subito facim. È buonissimo. Quando l'ho pagato, ragazze, sta 9,90 euro. Diciamo 10 euro quasi. Ma è buonissimo. Poi pure parecchie. Sono 200 ml. Abbiamo di scatti pulite, chi stia? Rimaniamo a aspettare. Ragazzi. Un altro poco, ragazzi. Mentre muovo di che? Mentre muovo lo sto dicendo, ragazzi. Vieni Natale. Moi. Mentre ve lo dico è Natale. E giustamente Debbie andò da Giuni con chat, zia, mamma mia, già hanno messo tante cose per Natale. Gritti che non è tu poco, mettono pure i panettoni do supermercato. Mettono anche i panettoni, già, figurate. Non è tu pochi, eh. Ricette buoni l'anno passato. Ricette ragazze, ci giriamo e viene già Natale. Però chi stanno ragazze, per carità, non voglio mettere nessuno cianciniello. L'anno scorso veramente, ma metterò giusto qualcosina così, però non tolgo e non metto. Cioè, quello che tengo cerco di disperderlo un po' così, è che lì è forse l'albero di Natale, perché giustamente l'albero di Natale a me fa, e basta, vicino alle scale, vicino là, non voglio fare niente, voglio mettere niente. Quando arriva da Befana, rucchiamo tutte le scartapelle e finisce là. Ragazzi, io mi lavo il viso. Allora, io mi sono sciacquata il viso con la mia mousse detergente, sempre della Guvi, che è ottima, ragazze, ottima, una pelle davvero morbidissima. A fine Romano, pure stasera. A dire il vero, non me ne sono pentita. Ecco qua. Prima, quanta goccia ha già tirato oggi? 1, 2, 3. Ragazza, stavolta pare che me ne tirate, cioè 6. Ci sono sempre 4, ragazzi. È inutile che ho avuto a me girammo. Sempre 4 gocce. Marò, ma questo è Barone, è fenomenale sto siero. Picchiettiamo anche un po'. Ah, mo che la signorina mi dice che lo potevo, mi disse che lo potevo mettere anche sul palmo della mano e poi lo spalmavo. Ah, bello, ragazze. Ora, dopo messo il siero, vado a mettermi il campioncino. Questa volta voglio provare pure Caudalie, 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 Caudalie. Proviamo il Caudalie. Allora, questo è il campioncino di Caudalie. Facciamo il confronto con la Vichy dell'altra volta, ragazzi, che è fenomenale. Mamma mia, è troppo bello. Vediamo questo. Questo già si apre molto più signorile da lì, eh? Visci, mi ha fatto penare un poco. Ragazze, in pratica mi spreme, dobbiamo spremere. Eccone. Andiamo con Codali. Sempre misurato qua, eh? Per affrontare Visci, ho bevuto pure ciò assai questo. E un po' in più. Pure profumatissima, eh? Vediamo l'effetto sulla pelle.
Però non voglio esagerare, affronica roppo per mostrare, qua c'è sta roba. Che dite, siete felici che viene un'altra volta a Natale? Io sì. Sono contenta, mi piace la festa del Natale, mi piace il tisano pomeriggio, che mamma è un fridda, ci facciamo le tisane. Bene. Ragazzi, il marito stasera dice, mamma mia, che profumo che fai scendere da questa stanza, Fonzi, mamma mia. Frangi, ma ovviamente è normale. Dobbiamo noi donne, quando ci mettiamo a letto, dobbiamo profumare, ragazze, dobbiamo essere belle al bacio. Mi piace meno della Vichy, eh? No. Se devo fare un confronto, adesso che la sto mettendo, ragazze, è meglio la Vichy. No. La Vichy subito si era asciugata. No, che se mi pare che mi fa sciare, per lei secca faccio. No, non mi piace. No, no. No. Ma la Vichy, ragazzi, che se non mi piace proprio. Mi pare che sto facendo una pelle morta in faccia qua. E che è? Gesù, guardate qua. Che è successo? Che ha già combinato? Ma buoniamo, io che passo a me salutino proverbio napoletano qua. Allora, grazie di aver guardato il mio video, grazie che mi seguite sempre. Iscrivetevi a Casa di Alfi se vi piace il mio canale e attivate la campanellina. Allora, in questo video voglio salutare le amiche. Claudia Gallo 2007, Vincenza De Pasquale, Paola Di Pasquali, Angela Rotolo, Zaira Nicosia, Giovanna D'Antonio, Ripalta Taricone, Assunta dalla Germania, Luisa Civitas e Anna Capacchione. E poi un bacio a tutta la nostra community da parte di Alfi. Proverbio napoletano. A quella cosa che non si chiamate, non ci che si cacciate. In quella casa dove non sei invitato, non andare perché potresti essere cacciato. Questo proverbio sta a significare che è meglio non presentarsi a casa di nessuno senza essere stati invitati, per evitare di essere derisi oppure cacciati. Ci vediamo nel prossimo video, a casa di Alfi. Ciao!